presque minuit. Oh, déjà? Je suis fatiguée ce soir. Tu veux que j'éteigne la lampe? Non, laisse-la allumer. Je suis fatiguée, tu sais. Mais qui te dit que j'ai envie de dormir? Tu ne veux pas dormir. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, je suis heureux d'être ici avec toi. Tu es belle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai entendu quelque chose. Non, tu crois encore aux fantômes? Non, je t'assure. Tu veux que j'aille voir? Non, je suis pas tranquille. D'accord. Allez. Quant'è? 9 metri e 70. Quanti passano? 6 nella tenda e 3 fuori. Possiamo raccoglierli? No, non ancora. Possiamo portar via le salme? No, purtroppo dobbiamo ancora aspettare. Sì, certo.
Permesso? Scusate. Permesso. Ehi, prova di là, prova un po' a vedere se riesci a scattare qualcosa. Va bene, andiamo ragazzi. Vai. Piano, piano. Alzalo piano. Ehi voi, non si può fotografare. Smettila, come te lo devo dire? Basta, va bene. Niente foto. Allora? Beh sì, qualcuna ne ho fatta. Vai subito a svilupparle e poi portamele in redazione. Va bene. E anche l'impronta di una scarica, ho capito. Scusate. Quello che è strano è che mi sta fare queste cose così. I wonder what they hope to come up with. It's really mad. Giulia, forse è meglio che tu torni al giornale e cominci a preparare il primo pezzo. Io rimango qui ancora un momento perché vorrei parlare col procuratore. Giulia, mi hai sentito? Sì. È tutto a posto? Certo. Tieni. Grazie. Non esagerare, perché la gente ormai è stata. Ciao. Ciao. Non calcare troppo la mano. Mi raccomando. Del resto non abbiamo potuto fare altrimenti. Lo so, lo so. E forse bisognava dire meno cose, non crede? Ma quando è che... Buongiorno. Ho detto basta. Otto ore che stiamo qui ad aspettare. Abbiamo il diritto anche noi di sapere qualcosa. Li tenga lontani. Dietro, signori. Li tenga lontani. State dietro, signori, per cortesia. Stiamo solo lavorando. Buongiorno. State dietro, per cortesia, signori. Prego, da questa parte. Grazie. Faccio strada. Fate passare, per favore. Fate passare. Pronto, Anna? Senti, volevo dirti che sarò lì al massimo tra mezz'ora. Ma sì, certo che facciamo in tempo. Ah, il titolo? Beh, pensaci tu, eh? D'accordo. D'accordo, ciao. Lei è una giornalista, vero? Sì. Io lo sapevo, sa? Come, scusi? No, dico che me l'aspettavo che sarebbe arrivato... che sarebbe arrivato prima o poi anche da queste parti. È proprio uno schifo. Già. Sì, l'arma è sempre la stessa. La Beretta calibro 22. I proiettili sono già stati esaminati. Portali alla centrale. Bene, signore. La faccia portare via. Infermieri. Il ragazzo doveva essere piuttosto robusto. Se con 5 proiettili in corpo ha potuto uscire dalla tenda nel tentativo di fuggire. Ma è stato inseguito e colpito ripetutamente. È la prima volta che usa la sua lama per uccidere. Di solito la usa soltanto per mutilare il corpo della donna. Ha avuto un motivo per farlo. Era rimasto senza proiettili e il ragazzo era ancora vivo. Ma la sua corsa è finita qui. L'ha ucciso con un tremendo colpo alla carotide. E poi, prima di andarsene, ha cercato di nascondere il corpo vicino ai rifiuti. Lo faccia portare via. Tutto continua a ripetersi con matematica e sorprendente precisione. Un uomo e una donna, mentre fanno l'amore.
La stessa pistola, le stesse pallottole, la stessa arma da taglio. La sportazione del pube e del seno della donna. È lo stesso individuo, ormai con scadenze sempre più precise. Ogni anno, d'estate, in una notte senza luna. Lo avevamo previsto. Ma ogni volta ci ritroviamo sempre più impotenti. Andreas, ci sei? Andreas? Andreas? No, non è qui. No, ha sbagliato numero. Quando sei tornato? Da più di 2 ore. 2 ore? Ma è così tanto che sto dormendo. E si può sapere dove sei stato? Sono 2 giorni che non riesco a trovarti. Prima dammi un bacio. Sei stata a San Casciano? Ed è stato terribile. Mi è sembrato quasi peggio delle altre volte. La tenda insanguinata, le bare bianche, l'odore della morte dappertutto. Sai, ormai dopo 4 anni che seguo la cronaca di questa storia, mi sembra di cominciare a riconoscerlo. È un odore acre, nauseante. Beh, certo, non è che sia un grande risultato per una giornalista. Non trovi? Ma che cos'hai? Ti ho chiesto che cos'hai, sei strano. Non c'è niente. Sono solo un po' stanco. Non riesci a lavorare? Ma come? Tutto quello che è successo non ti basta? Quell'essere ha ucciso di nuovo, come tu avevi immaginato. Sai, ho avuto una strana sensazione oggi, lassù in quel bosco. Ho avuto l'impressione di assistere a qualcosa che già conoscevo. Di vedere qualcosa che tu mi avevi già raccontato. Qualcosa che la tua fantasia aveva già previsto. Hai letto gli altri giornali? No. Dovresti leggerli. Dopo quanto è accaduto, io credo che tu abbia un motivo davvero importante per continuare a scrivere il tuo libro. Forse sarebbe stato meglio se non lo avessi mai cominciato. Ma non devi buttare via così il tuo lavoro. Perché no? Credi che possa bastare quello che ho scritto finora? No, non mi basta, Giulia, e non mi piace. Sono io il primo a non crederci. Un libro su un maniaco omicida. A chi può interessare un libro così? Ah, ti conosco troppo bene e so che non rinuncerai. Non devi pensare che il tuo libro sia inutile. Vado a farmi una doccia. Sono esausta. Ti fa piacere se resto a dormire qui stanotte?
Sì. Buongiorno. Anche mia figlia è morta così. È terribile, vero? Sì. È terribile. Era uscita con il suo ragazzo. Avevamo cenato tutti insieme. Indossava una camicetta bianca che si era appena comprata. Le stava così bene. Anche lui era un bravo ragazzo, sa? Stavano per sposarsi. Avevano già trovato una casa. Eravamo tutti così felici. Non uscivano spesso. Quella sera, invece. Proprio quella sera. Lei crede che lo prenderanno? Non lo so. Io non ci credo più. Troppe volte me lo sono immaginato. È rimasto solo l'odio. Ma è così. Faticoso. Thank you.
No, è tardi. Ho paura che il bambino si svegli. Ancora un momento, su. No, dai, riaccompagnami a casa. Avanti. Una donna, un marito tradito, gli amanti. Forse la chiave di tutti i perché è da cercarsi in questo primo delitto. Nel 1968. Trasmetteremo fin quando ci sarà possibile. Intanto sentiamo il dovere di ripetere. Non invitati sono giunti nella nostra patria. La nostra migliore arma è la resistenza passiva. Restate ai vostri posti. Tra poche ore la radio sarà occupata. Ma i cecoslovacchi non possono fare a meno di tentare di convincere gli invasori dell'assurdità. Ancora. Le stesse autorità sovietiche hanno dato a disposizione i comandi militari per le opere. Beh, adesso cosa fai? Vado un attimo di là. Nel nostro paese la situazione è notevolmente complicata. In questo momento non sono in condizione di dare chiarimenti su quanto sta succedendo. Il caffè è già pronto, basta accendere il gas. Mi rivolgo a voi con tutta la responsabilità derivatami dall'incarico. Vi prego caldamente di mantenere la massima prudenza, la calma assoluta. Quando se ne va? Ero andato nella piazza della rivolta nazionale. Poi avevo... Quando sarà il momento? Stavo ritornando. Il bambino? Quando ho visto una... È tardi, lascialo dormire dov'è. Domani vado io a prenderlo. Improvvisamente, nella via Skurova, è incominciata una violenta sparatoria. I soldati delle forze d'occupazione tiravano sulla folla. Mi sono guardato intorno, poi con un gran balzo mi sono rifugiato in un bottone. Quando la sparatoria uffa, sto caffè. È andato fuori per sapere se fosse possibile uscire. È stato allora che un proiettile mi ha colpito al capo. Mi è difficile. Te ne vai di già? Beh, si è fatto tardi. Si è fatto tardi? È sempre tardi quando ti fa comodo. Su, su, stai tranquilla. Tranquilla. Ci vediamo dopodomani, eh? Sì. Dopodomani. Ecco, vi ho portato il caffè. Servizio in camera, eh? Come al Grand Hotel. Che è diventato geloso? Eh? Oppure gli piace guardare? E smettila. È pure buono questo caffè. Mm? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ed ora Gigi Riva mette la palla al centro. L'arbitro fischia. Gol! Ma cosa ci fai qui, eh? Va a casa, su.
Ma guarda come ti sei sporcata. Mamma, mi volevano prendere la palla. Chi ti voleva prendere la palla? Quello là. Nessuno ti voleva prendere la palla. Va a giocare sulla casa, però. Va bene, ciao. Ciao. Ti avevo detto di non venire più qui, di non farti più vedere. Ma che c'è? Perché mi guardi così? Volevo vederti, avevo bisogno di parlarti. E di che? Che cos'hai di tanto importante da dirmi, eh? Facciamo due passi, vuoi? No, ho da fare. Ma lo sai che sei proprio un tipo strano. Non ti piacciono le ragazze della tua età? Eh già, non fanno quello che vorresti. E pensi di farlo con me, eh? Ma che cosa vai a cercare? Tu vieni con me solo per quello che la gente dice sul mio volto. Ma no, non è così, non è vero. Credi che non lo sappia? Ma credi che non sappia quello che la gente di questo schifoso paese dice di me? Ma che cosa vuoi che me ne importi? Che cosa ne sanno loro della mia vita? Ma che cosa ne sai tu? Lasciami perdere. Aspetta, aspetta solo un momento. Ho bisogno di parlarti. Aspetta. Non farti più vedere. Un delitto passionale. Un amante respinto? Oppure un semplice spasimante? Pronto. Lo sai che tua moglie è con un uomo? Con un altro. Tra non molto usciranno dal cinema. È possibile che non ti vergogni di tutte le umiliazioni, di tutto quello che ti ha fatto patire. Ma non pensi al tuo onore e a quello di tuo figlio. Se ti manca il coraggio, ti posso aiutare io. C'è una lettera per te, sotto lo zerbino. Leggila. Della guardia. Se facessero gli affari loro. Non ci badare. Sono dei gran caponi, ecco. Ma posso, voglio andare a casa. No, povero tesoro. Hai ragione. Adesso però ci facciamo prima un bel giro su questa bella macchina. Così ti viene per dietro bello comodo e poi dormi. Sali su. Il bambino si è addormentato. Sì. Dorme.
Mi fa impazzire. Fai piano che il bambino si sveglia. Fammi passare. Vieni sopra tu. Sì, sì, sì. Sei una donna stupenda, mi piace. Dici davvero? Sì, amore. Ti piaccio veramente? Sì. Ma dai, ma non mi prendi in giro. No, mi piace, non mi credi. Ma sì, sì, ti credo. Ma adesso mi stiamo, dai. Ho paura che il bambino si svegli. Ancora un momento, solo. No, è tardi. Riaccompagnami a casa, su. Forse gli è mancato il coraggio. E qualcun altro ha sparato. Ho paura che il bambino si svegli. Un momento solo. Riaccompagnami a casa su. Ma chi c'era ancora quella notte? Chi si trovava ancora sul luogo del delitto? Qualcuno che ha visto il delitto e che ha raccolto quella pistola, lei dice. Esatto. Qualcuno che forse era lì solo per guardare. Un semplice voyeur. Oppure lei pensa che quello che è chiamato il mostro sia l'assassino anche di quel primo delitto? Ma per noi inquirenti solo pochi indizi, anche se importanti, e legano gli altri delitti a quello del 68. Oh, sì, certo, lo so. May nel 68 è finito in carcere e poi è stato assolto un marito accusato di aver ucciso la moglie e il suo giovane amante. E il caso è rimasto apparentemente non risolto. Ma tornando per un momento alle mie supposizioni, l'uomo che ha raccolto quella pistola, che ha visto tutti i particolari di quel delitto, che ha udito anche il pianto del bambino,
Ha ricevuto un'emozione così violenta che ha fatto riaffiorare in lui un trauma subito molto tempo prima. È un'ipotesi interessante. Ma non del tutto convincente. È questo che pensa? Oh no, è anche piuttosto realistica. Per quanto tutta questa storia sembra più fantastica che reale. Lei, signor Ackerman, è uno scrittore e ha grande privilegio di non essere né un poliziotto né un giudice. E con la sua fantasia può anche superare i limiti dell'indagine scientifica. Dopotutto, il Nautilus del Capitano Nemo è arrivato prima dei sommergibili. Io non sono Giulio Verne. E poi anche la fantasia ha i suoi limiti. Sì, perché la fantasia in qualche modo porta sempre a immaginare dei personaggi particolari. E invece questo personaggio, nonostante tutto, è così poco particolare che in 18 anni non ha mai dato nessun motivo di sospetto. La normalità è il suo nascondiglio. Eppure in tanti lo conoscono. E forse qualcuno sa. E tace. E per noi è come cercare non un ago, ma un filo di paglia in un pagliaio. Ecco, qui ci sono i nomi di 40.000 persone dai 30 ai 50 anni che vivono sole e anche quelle dei 14.000 proprietari delle beretta calibro 22 identiche a quelle del mostro. E questi non sono che una parte delle centinaia di nastri magnetici in cui è inciso tutto quanto riguarda i delitti. Abbiamo catalogato migliaia di targhe di automobile, seguito ogni traccia, vagliato ogni indizio. Un lavoro minuzioso, come vede, che presto ci porterà a catturarlo. Quando? Quando non glielo posso ancora dire. Per il momento le ho fatto vedere come. Vede, io credo che ormai, dopo tutti questi anni, quest'uomo cominci ad essere stanco del suo ruolo. Come un attore che reciti per troppo tempo la stessa tragedia. Lui sa che il solo contatto che può avere con la società è con la giustizia che lo cerca. E non dimentichiamo che è anche un mitomane. E sicuramente spinto dalla vanità. Pensa che finirà per tradirsi da solo? No, non ci credo. Io, al contrario, ne sono convinto. Vedrà, signor Ackerman. Prima o poi sarà lui a cercare noi. C'è una persona qui fuori che ha chiesto di lei. Scusa un momento. Va bene. Non c'è nessuno qui. Non riesco a capire, signore. È molto strano. Era qui un momento fa. Thank you.
poi se n'è andato. È stato bellissimo. Sì, sì, certo. Ma andiamo. Permesso. Permesso. Scusate. Ciao, Giulia. Ciao. Ciao. Teniamo insieme, viva. Ma certo che ce li abbiamo insieme. Voglio fare ingelosire Enrico. È più geloso di Otello. E poi voglio confidarti un segreto. Ho dormito per quasi tutto il tempo dell'opera. Infatti non sapevamo che c'eravate anche voi. Vi ho cercato per tutta la sera, ma non sono riuscito a trovarvi. Ma come? Non hai mandato tu la maschera a cercare Andreas poco fa, nel palco? Io? Ma se non sapevo neanche in che palco stava. Va bene, ciao. Andiamo su. Invece una mia amica è convinta che il nostro sia il suo medico. E ci va ancora? Ma no, figurati, è una paura. Oh, le crepe, adoro le crepe. E poi qui le fanno benissimo. Ci vieni spesso, eh? Quando mi invitano, perché dovrei dire di no? Oh no, quando mai? Lo sai, Andreas, lui mi lascia sempre così sola. E tu, Giulia? Se vado al ristorante? Oh, quasi mai, prego, purtroppo. Per lei. Enrico, grazie. Enrico lo sa meglio di me. Con tutto il lavoro che abbiamo al giornale non abbiamo neanche il tempo di mangiare a volte. Non vedo l'ora di non occuparmi più di questo signore. Caso. Ma perché? Chissà quante cose strane vi capita di vedere. Deve essere emozionante. Oh, figurati, ci si abitua a tutto. E dopo un po' anche la vista del sangue non ti fa più impressione. Ma a me fa sempre un certo effetto. Oh, fa impressione anche a me, Linda, non crede. Ma almeno non vi annoiate. Oh, per lei sì. Non come Andreas, che invece si sta annoiando moltissimo, non è così? Mm? No, affatto. Andreas ha altri pensieri per la testa stasera. Me ne sono accorto appena l'ho visto a teatro. Secondo te che cosa ci nasconde, Giulia? Oh, niente. Ha semplicemente ricominciato a scrivere il suo libro a tempo pieno. Vero, Andreas? E questo per lui significa lavorare anche quando è a cena con gli amici. Sì, Giulia ha ragione, purtroppo. A volte non posso fare a meno di pensare a quello che sto scrivendo. Non posso farci niente. È più forte di me. Spero mi perdoniate. Ma sì che ti perdoniamo. Lo sappiamo come siete voi scrittori. In fondo siete tutti uguali. Ogni situazione per voi motivo di ispirazione. Logico, perché Andrea sei un artista. Non è uno come te. Perché io che sarei, eh? No, tu sei solo prego, un playboy. Mamma. Grazie. C'è le povere turiste che vengono a Firenze per vedere il Davide, il Perseo, la Gioconda. Oh, ma quante volte ti devo dire che la Gioconda sta a Parigi? A lui. Che stupida! E dire che ho fatto un viaggio fino a Parigi solamente per vederla. E non è servito a niente. Che gente volgare. Ma, Andreas, che succede? Niente. Niente.
Che cos'è? Non riesci a dormire? No. No, non lo sono. È così che te lo immagini? Forse, non lo so. È curioso. C'è qualcosa che ti somiglia. La fronte. Non puoi fare a meno di pensarci, vero? Sì, è così. Non posso. Sto cercando di costruire un personaggio. Ma è come un'ombra che appare e poi svanisce. Anche se a volte ho l'impressione di vederlo dappertutto. Eppure è un uomo qualunque. Con una vita apparentemente normale. Nel fondo del cuore di ognuno si nasconde un assassino. Ma perché un uomo diventa un mostro? Qual è il groviglio di emozioni represse che gli suscitano il desiderio di uccidere e di compiere quelle orribili violenze sui corpi delle sue vittime? Perché non può fare diversamente? È questo che voglio capire. Ma non hai altro che un fantasma. Oh, lo so. Che voglio conoscere. E questo è il mio lavoro, no? È tardi. Va a letto. Io rimango ancora un po' qui a giocare con i miei fantasmi. Va bene, ti lascio lavorare. Buonanotte. Buonanotte. Thank you.
certo che se fai centro sul bersaglio come fai centro sulle ragazze non ne lasci più una per noi, eh? Sei bravo. Ti avevo detto di aspettarmi al bar. Non c'era nessuno, mi annoiavo. E tu di un po'. Che cos'è adesso? Ti piace Guglielmo Tell? Fatti gli affari tuoi. Strozza. Ti va di uscire con me stasera? Una mia amica dà una festa. No, non mi va, non mi piace andare alle feste. Ah. Se vuoi usciamo noi due da soli stasera. Va bene, è come vuoi tu. Adesso andiamo però. Ah, oh, meno male. Non lo sopporto questo posto. A che ora ci vediamo? Ti posso prendere a lei, d'accordo? Sei sporco di rossetto. Lasciati, pulisco io. Brr, che freddo. Non hai freddo tu? No, perché? Sei forte tu, eh? Sì, baciami. Ma che cos'hai? Niente. Mi piaci moltissimo, lo sai? Anche tu. Chissà quante ne hai avute. C'è qualcuna che conosco? Vuoi slacciarla? Sì, slacciala, dai. Slacciala, dai. Sì. Sì, mi piace. Sì, fai piano. Hai i capelli. Aspetta un momento. No, non te la mettere. Lasciateli sciolti. Ma perché? Mi danno fastidio. Cosa fai? Allora tu credi che il desiderio di uccidere, il male che ha trasformato lentamente un giovane in un folle assassino, possa essere nato dalla consapevolezza della sua impotenza sessuale? No, non solo da questo, Giulia. Sarebbe troppo poco. E forse troppo semplice. Sì, proprio così. Sono sempre le cose più lontane. Quelle che chiariscono il presente. Oh, sì, certo, lo so. Ma per ora ho solo un giovane che fa centro al tirassegno. Già. E che fa cilecca con le ragazze. Sì, e mi sono fermato qui. Coraggio, avanti. Dunque, vediamo un po'. Un rapporto morboso, malato, tra le pareti di una casa qualunque. Una casa che forse un tempo ha conosciuto il benessere. Il mio personaggio, un giovane, cova dentro di sé dei rancori repressi, dei vizi soffocati e mascherati da un apparente rigore morale. Accanto a lui, qualcuno conosce i suoi segreti più intimi, lo protegge, ma in qualche modo lo domina fino ad opprimerlo. Lentamente matura in lui un incontrollabile senso di morte. Sempre chiuso qua dentro. Guarda che disordine in questa stanza.
Ma come faresti se non ci fossi io? Hai visto ancora quella ragazza bionda di cui mi hai parlato? Sì, la vedo. Qualche volta. E esci con lei? No, non più. Meglio così. Però non devi rinchiuderti in te stesso e rimuginare. Non serve, sai. È inutile. Sai, oggi ho continuato a pensare a quello che ti ho detto l'altro giorno. Che cosa, mamma? Al fatto di andarcene di qui. Comincio a essere stufa di questo posto, della gente. Quale gente? La gente qui intorno. Parla. Parla sempre troppo. E poi questa casa è un buco, io non la sopporto più. Non ci sta più niente qui dentro. Anche il mio pianoforte l'abbiamo dovuto incastrare in un angolo. E le mie mani sono fuori esercizio. Io non ho più voglia di suonare come una volta. Quante volte devo dirti di non fare rumore con la bocca mentre mangi? Non hai più fame? No. Sei sempre così inquieto. Se c'è qualcosa che non va, perché non me ne parli? Sempre detto tutto. Ma da un po' di tempo io non so più niente di te. Dove vai? Cosa fai? Tu devi dirmi tutto. Qualunque cosa. Non mi devi mai mentire. Non mi devi mai nascondere niente. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non
Ciao. Ciao. Sei arrivato ora. Qui è un mortorio. Sono scomparsi quasi tutti. Altro che ballare. Si sono imboscati tutti. Vuoi ballare? No, grazie. Va bene. Come vuoi. Un rapporto morboso, malato, tra le pareti di una casa qualunque. Una casa che forse un tempo ha conosciuto il benessere. Sono sempre le cose più lontane, quelle che chiariscono il presente. Contiamo insieme. Ecco, guarda, 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 eccole! Oh, ma che fai? Perché le hai rotte? Sono brutte. Oh, ma come brutte? Su, vieni. Adesso però si fa la nanna. Voglio la luce accesa. E va bene. Facciamo come dici tu. La lasciamo accesa. Ma quando imparerai che si dorme al buio? Non c'è motivo di avere paura, lo sai. Adesso dormi però. Va bene. Buonanotte. Resta ancora un po'. No, dormi ora. Buonanotte, mamma. Buonanotte, caro. Buonanotte, papà. Questo è per te.
Sei bellissima. Farò tutto quello che vuoi. Tutto. Torno subito. Aspettami qui. A sentire come suona bene la mamma. Dopo suoniamo insieme la canzoncina di Natale. Quella che ti ho insegnato. Mm.
Apri. Apri la porta. Ma perché fai così? Avanti, su. Apri la porta. Tesoro, apri la porta. Apri la porta, faccio uscire, immediatamente. È la mamma che te lo chiede. Apri la porta, tesoro. Andiamo, t'ho detto di aprire la porta. Faccio uscire. Lascia fare. Tesoro, apri la porta. Apri, apri la porta, faccio uscire. Tesoro, perché vuoi lasciarci chiusi qui dentro? Thank you.
Lei è uno scrittore e ha il privilegio di non essere né un poliziotto né un giudice. Crede che lo prenderanno? Non lo so. Io non ci credo più. Troppe volte me lo sono immaginato. Ho a lungo rifiutato di chiamare mostro un uomo così come la stampa e la coscienza popolare avevano da tempo fatto. Ma nei lunghi anni spesi alla caccia di questo criminale, unico tra i tanti orrori che il mondo ci offre, mi sono reso conto che mi veniva naturale chiamarlo in questo modo. Assassino non serve a definirlo. Maniaco sembra già un attenuante. Pluriomicida appare grottesco. Riduttivo. Sì, è un mostro, perché ogni suo crimine è stato premeditato con circostanziata perizia e abilità, perché ha commesso atrocità che le parole non riescono a descrivere e per le quali nessun attenuante può essere invocato. Per causa sua, una lunga serie di nomi di giovani è stata cancellata dalle pagine della vita proprio nel momento in cui essa si apriva davanti a loro, piena di speranze e di promesse. Famiglie serene, salde nei loro affetti, sono state devastate dal dolore che la sua mano omicida ha inflitto con aberrante crudeltà. Un uomo come noi ha seminato morte e sgomento in una umanità già satura di sofferenze. Ora quest'uomo, che fino a ieri è stato un anonimo, insospettabile cittadino e trincerato nella sua grigia esistenza, ha saputo nascondere il suo terribile segreto e qui, davanti ad altri uomini. Dopo anni, durante i quali sono stato anch'io tra gli impotenti testimoni di inspiegabili, assurde morti, oggi in quest'aula, in qualità di rappresentante della pubblica accusa, il mio compito di fronte all'evidenza dei fatti può sembrare facile. Ma non lo è. E le mie conclusioni non sono che domande. È sufficiente che io chieda una pena e la ottenga perché questa storia possa considerarsi chiusa? E quale pena potrà mai soddisfare l'esigenza di giustizia dei genitori delle vittime, della gioventù offesa, della gente inorridita? È un compito difficile, quasi impossibile, quello di chi, come noi, chiamati in quest'aula a fare giustizia, deve cercare di capire il mistero umano che c'è dietro a quelle sbarre. Che giustizia sarebbe una giustizia che condanna senza cercare di capire quest'uomo che appartiene a nessun'altra specie che alla nostra? Un uomo con i suoi ricordi, i suoi sentimenti, un passato, un'infanzia fatta di giochi innocenti, di affetti malati, forse di grandi dolori. Quest'uomo non sfuggirà alla sua condanna. È giusto che sia così. Ma dopo che avremo usato tutti gli strumenti della legge, dopo che lo avremo classificato, facendolo rientrare nelle categorie del nostro codice penale, allora forse per un momento noi dovremmo deporre le nostre toghe di giudici e guardare nel fondo imperscrutabile del suo cuore per cercare di capire la causa della sua follia. So che il male che è radicato in lui non potrà mai essere considerato un attenuante, ma so anche che avremo fatto veramente giustizia solo quando avremo capito perché
Un uomo come noi è diventato il mostro di Firenze. Quando succederà? Prego, signora. Grazie. Buongiorno. Un bitter, prego. Subito, signore. Ecco a lei, signore. Grazie. Dov'è il telefono? Là nella saletta in fondo. Ecco. Grazie. Che cosa c'è, signore? Niente. Remarquez le détail. Dans la main de Persée, la tête tranchée de Méduse.